cercato un linguaggio che andasse bene per tutti e che potesse, nella nostra intenzione, creare un'emozione. E quindi le quattro stagioni di Vivaldi, e poi uscendo dallo schema, come ha cercato di spiegarmi il maestro Guglielmo, un tango di Astor Piazzolla. Stasera vorremmo, noi quattro, insieme a tutti questi colleghi, regalarvi un'emozione. Non c'è nota scontata o già sentita nell'esecuzione delle pur notissime quattro stagioni di Vivaldi dell'orchestra I Solisti Filarmonici Italiani, formazione di prime parti soliste delle maggiori orchestre internazionali e quindi anche vincitori di concorsi internazionali, con all'attivo più di 50 registrazioni discografiche, intonata al sapiente virtuosismo barocco del grande violinista Federico Guglielmo, che ha inondato di emozione il Teatro Verdi di Padova per il concerto che Fineco Bank ha dedicato alla città, prima di una serie di eventi già programmati in terra euganea, dove la presenza del gruppo bancario, che ha portato tra i primi la rivoluzione telematica nel mondo bancario, è consolidata e con risultati in grande crescita. La musica e la cultura fanno parte della trasmissione di valori che portiamo alle persone, quindi cerchiamo anche linguaggi diversi da quelli che nell'immaginario collettivo dovrebbero essere il nostro linguaggio tecnico, e invece attraverso un viaggio, un pensiero, un'emozione e un'esperienza cerchiamo di trasmettere i nostri importanti valori, certamente sì. Cosa vuol dire relazionarsi con un territorio? Relazionarsi con un territorio vuol dire conoscerlo, vuol dire conoscere le persone, farci conoscere, sapere come muoversi per fare che cosa? Per servirli al meglio, come dico spesso, e innescare un meccanismo insieme di fiducia che ci porta a vantaggi reciproci, noi che gestiamo patrimoni e coloro i quali ce li affidano con i valori che ne derivano. Un'esecuzione in tempo rubato, si potrebbe dire, tecnicamente condotta su partitura storicamente informata, che ha riportato le stagioni più note della musica al loro spirito originario, con la tiorba di Diego Cantalupi a dialogare in basso continuo con il sempre magistrale clavicembalo di Roberto Loreggian ed il grande Federico Guglielmo, che ha estratto tutte le possibili espressioni dal suo violino e dall'archetto, omaggiando nel migliore dei modi Vivaldi, che del violino fu uno dei più virtuosi del suo tempo. Un canto che è diventato quasi una competizione sulle corde in ritmo di tango nelle quattro stagioni scritte da Astor Piazzolla, le quattro estraciones porteñas, con le stagioni al contrario e scorci musicali che omaggiano le stagioni vivaldiane. Arrangiate in una trascrizione molto impegnativa per il violino solista e l'orchestra d'archi dal compositore russo Leonid Destiatnikov, in ossequio ad una commissione del famoso violinista Gidon Kremer per la sua Camerata Baltica, cui i nostri solisti filarmonici italiani hanno tenuto più che onorevolmente testa, in un emozionante confronto tra Guglielmo, solista per l'autunno e l'estate, e, contraltare femminile, l'elegante Miriam Daldon per l'inverno e la primavera. Musica per parlare di numeri, ma anche di passione per il proprio lavoro, di innovazione, perché anche su queste assi e in questa esecuzione le quattro stagioni hanno trovato una nuova originalità ed espressione. Qual è il peso di Fineco Bank qui nel nord-est, nell'area che rappresentate, fino al Mantovano? Noi oggi rappresentiamo, raccogliamo come depositi sull'area che coordino io, che va da Brescia fin quasi Venezia, piuttosto che il Trentino Alto Adige e Mantova. Abbiamo oltre 11 miliardi di depositi, e fino a 15 anni fa, quando abbiamo cominciato questo percorso di sviluppo, avevamo neanche 600 milioni. Questa la dice lunga sul peso e sul valore che stiamo portando alle persone.